Procida si congeda da Capitale della Cultura 2022 e lascia il testimone a Bergamo e Brescia. A sancire il passaggio di consegna al Palazzo Reale di Napoli il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, che fa il punto su quest'anno straordinario per l'isola più piccola del Golfo di Napoli, a partire dal record di presenze. Ho letto di 600.000 visitatori, che è un dato positivo, ma secondo me ci sarà un lascito molto importante, il lascito dell'immagine, il lascito della cultura. E poi credo che ci sarà anche un lascito imprenditoriale, perché sono migliorate le strutture turistiche, la recettività, e quindi tutto questo aiuta. Il governatore campano Vincenzo De Luca rimarca: rimane innanzitutto una grande proiezione mondiale di Procida, della Campania, di Napoli, dell'Italia. Alla fine Procida e la Campania sono riuscite ad essere l'immagine dell'Italia nel mondo. Siamo estremamente soddisfatti. Noi, come sapete, abbiamo fatto un investimento importante su Procida Capitale, oltre 15 milioni di euro. Possiamo dire che è stato un investimento molto significativo e molto redditizio. Soddisfatto anche il sindaco di Napoli e metropolitano Gaetano Manfredi. È stato un anno importante, con la cultura al centro, non solo per un'isola significativa come Procida, ma per tutta l'area metropolitana, che vede proprio negli eventi culturali, nella valorizzazione della creatività e del talento, uno dei suoi asset fondamentali di questa grande rinascita e di questa grande capacità di attrazione.